Questa canzone è dedicata a tutti i bambini cui i genitori hanno una Jeep e che vengono portati a scuola anche quando fuori c'è una bufera di neve. Siamo con voi, ragazzi. Non tutti i genitori guidano una Jeep. Solo a gennaio, zero anticipo e zero interessi. Jeep Renegade, da 249 euro al mese. Jeep Compass, da 299 euro al mese. TAN 0 TAG 1,31. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Info e condizioni su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica. Jeep, there's only one. Radio Vacanze. E benvenuto, bentornato, questa è Vacanza alla Radio, io sono Gianluigi Leoni, il programma del turismo qui dalla sede della Viaggio e Vedo, e subito i numeri per entrare in contatto con noi, ringraziando ovviamente l'agenzia che ci ospita ormai da molto tempo, come dico sempre. I numeri allora 320 46 87 503, per scriversi è radiovacanze@gmail.com. Questo programma va in onda in diretta tutti i mercoledì alle 19.30, lo puoi ascoltare dallo streaming della radio sul sito www.radiovacanze.com, che è la nostra casa. C'è anche una versione podcast che io dico sempre, ascoltateci su iTunes, è veramente una chicca che abbiamo. Poi certo siamo presenti anche su Spotify, su Google Podcast, ma mi farebbe molto molto piacere se lo ascoltate su iTunes o direttamente dal sito della radio, su www.radiovacanze.com. c'è una versione podcast molto ricca con più di 190 puntate, per esattezza questa è la 195, che vi facciamo compagnia. Ecco, lì c'è una bellissima sezione con tutti i podcast, incluso I Figli del Piave, che si è appena conclusa con Marco Cimmino, che ringrazio per la curiosità. Ogni puntata, questa podcast storico, l'unica trasmissione che ancora racconta le storie di questi ragazzi in grigio verde. Ecco, fate clic e sentite per la trasmissione in maniera molto molto relax e serena. Lo potete ascoltare anche mentre fate altre cose, mentre siete in macchina per andare al lavoro, mentre andate magari sull'autobus, o andate a fare jogging la mattina, o semplicemente mentre fate i piatti la sera. Il podcast vi fa compagnia. Questa è la differenza tra noi, diciamo, e la radio di flusso, quelle classiche di frequenza. Ecco, questa è la grande opportunità. Bene, stasera insieme a Lorenzo, il blogger di Due Valigie e Mezza, che chiameremo tra poco, parleremo un po' di come risolvere il problema, se si può chiamare così, delle truffe online, che è una grande seccatura quando succede, perché ovviamente la cosa non è simpatica, ma è anche vero che molte volte ce l'andiamo proprio a cercare, quasi con il pelo, no? Come dicevo sempre io, spesso e volentieri, come io ho letto, questa puntata prende spunto da una notizia, come vi dico sempre, che io vado a cercare durante la settimana, non mi arriva dalla redazione, che una ragazza partecipante al Grande Fratello qualche tempo fa ha avuto questa sfortuna di incontrarsi con una prenotazione fittizia fatta dalla via traversa, insomma, ecco, non direttamente, praticamente era andata su Booking, aveva visto la struttura e cosa ha fatto? Ha provato a chiamare direttamente proprio per saltare la prenotazione fatta su Booking, e questo purtroppo è entrata poi in contatto con il proprietario o chi si pensava tale, e praticamente cosa è successo? Che la persona ovviamente non si è presentata all'appuntamento, generando così un po'
la beffa della persona, no? Rimasta un attimino quasi senza, si può dire, no? Quasi senza vacanza, in poche parole. E a Capodanno rimanere senza vacanza, si può capire, si è arrivata sul posto e non ha trovato ovviamente quello che cercava, perché la persona si era fatta latitante pur avendo ovviamente già incassato la caparra. Intanto la regia sta chiamando. Ciao Lorenzo, come va? Benvenuto in trasmissione. Ciao, buonasera a tutti. Allora, stavamo chiacchierando di quell'episodio che ti dicevo, no? Delle famose furbate, delle come evitare le prenotazioni online anche su questi portali quando si può prendere una fregatura. E io stavo ricordandola, perlomeno a quello che ho letto, questa ragazza protagonista del Grande Fratello che ha fatto questa prenotazione, ha visto la struttura su Booking e poi, da quanto ha fatto trapelare, da quanto ha spiegato, ha chiamato direttamente il proprietario, il quale ha incassato i soldi e poi è sparito. Ah, ottimo, direi. Ma noi abbiamo sempre detto agli amici qui di Radio Vacanze, di Vacanza alla Radio, che se esistono dei canali, no, dove magari può sembrare, io dico sempre che magari paghi qualcosa in più perché c'è chi per te fa i controlli, chi per te blocca la carta, è normale che se tu cerchi di aggirarli, passami il termine, per fare il furbo, lì lei ha soltanto trovato uno più furbo di lei. Assolutamente, con il rischio appunto poi di trovarsi con un pugno di mosca in mano. No, ma è quello che è successo, perché la ragazza appunto diceva che ha chiamato appunto Booking, gli ha detto sì, ma io non c'ho nessun tipo di come si dice, di prenotazione da parte tua, per me non risulta niente, dice, perciò io l'unica cosa che posso fare è darti una mano a trovare una struttura da un'altra parte, punto, basta, nient'altro. Certo, guarda, proprio riguardo a questo discorso, proprio stasera leggevo una cosa simile con una prenotazione fatta su Airbnb, proprio una situazione similissima, di una ragazza a New York che è arrivata a New York, gli hanno cancellato la prenotazione e lei è rimasta praticamente per strada. Ci sarà del motivo perché gli cancelli la prenotazione? Magari era una prenotazione con una scadenza entro il X e tu non l'hai guardato la scadenza. Non so, certo. Ovviamente parliamo per ipotesi, perché non avendo davanti nulla è normale, però ricordiamo che ci sono tutte le possibilità per capire se una cosa esiste o meno. Per esempio, e noi come agenzia non abbiamo deciso di non lavorare con Bunghi perché ha delle caratteristiche che non ci piacciono, ma è una cosa personale. Però se io, come in questo caso, voglio raccontare agli amici all'ascolto, io ho prenotato un albergo a Caserta, lo posso anche dire perché è anche una bella struttura, guardatela, l'insolita Reggia. Ovviamente la prima cosa che ho fatto dopo aver riservato, ovviamente non con Bunghi ma con una mia portale, sono andato a vedere la scheda tecnica di Google My Business della struttura, uno per vedere se intanto se esiste, ci sei, no? Che è assolutamente. Ho potuto constatare anche in diverso modo, cioè vedendo le varie recensioni, ma con Google è un'altra cosa. Ricordiamo che le recensioni delle guide locali di Google controlla le sue guide locali, attenzione, è vero? Sì, certo, io sono una guida locale, ti posso confermare che ho delle verifiche continue. Esatto, ma anch'io come guida locale di Google, quando faccio dei riferimenti poi ho dei riscontri con la società, appunto per dire se è vero o meno. Perciò consigliamo anche agli amici all'ascolto di guardare su Google queste recensioni che sono più diciamo più veritiere, no? Attendibili, certo. Esatto, ma poi tornando appunto a questo che questa ragazza, torno a dire, non farò il nome stasera perché non mi piace neanche per fare bugia, perché non volendo è uscita questa notizia su Facebook, no? E ovviamente ognuno riparlava di lei. Che succedeva? Che parlando di lei continuava ad avere visibilità, e questo a me
onestamente, se parliamo del problema delle prenotazioni, non ho interesse a parlare della persona, ho interesse a parlare dell'evento che può essere coinvolgere la persona famosa come quella, no? Quella normale, insomma. Allora, ricordiamo la modalità di prenotazione. Intanto Booking ti permette anche di dare la carta e pagare al tuo arrivo. Sì, è vero, tra le varie opportunità c'è anche quella, fermo. Ovviamente quando fai così le tariffe, quando dai la carta, possono sembrare leggermente più care rispetto a quando tu fai la prenotazione anticipata. Ti ricordi che sono più, no, prenotando prima hai una tariffa scontata, ma devi pagare anche immediatamente. Sì, esatto, e poi magari hai paradossalmente ti levano una condizione magari del rimborso, della cancellazione, eccetera, eccetera. Ecco, hai detto una bella cosa che forse è passata. Quando tu fai la prenotazione anticipata a tariffa agevolata, spesso la paghi subito e non è rimborsabile. Esattamente, esattamente. Ecco, questa è una delle cose importanti. Ecco, allora magari sarebbe da dire, ecco, proprio alla luce di quello che è successo, possiamo elencare magari delle soluzioni. Quando tu fai la prenotazione appunto su questo portale, come noi stiamo parlando, del portale appunto più famoso al mondo, intanto uno, una volta che tu hai fatto la prenotazione, puoi andare a vedere su Google la sua scheda di Google My Business, no? Per vedere se esiste. Quando, ecco, esatto, e quando non la trovi, minimo quando non c'è un sito web, perché io ne ho viste alcune alle Maldive che non avevano neanche una pagina web. Dunque, ad oggi con sistemi informatici un bel po' di informazioni sono buone, si riescono a trovare. Ma non solo, ricordiamo anche che se hanno veramente questa scheda benedetta di Google, tu puoi entrare dentro e andare a vedere addirittura la struttura, mettendo poi la parte che riguarda, no, il satellite, tu riesci a vedere. Io infatti intendevo dire proprio quello, cioè puoi vedere le strade, quindi puoi vedere anche fisicamente dov'è, che ingresso ha, cioè si può vedere mille cose. Sì, certamente. Scusa, intanto abbiamo un artista che interverrà subito dopo di te, Massimo Bussoli, un nuovo cantante molto bravo, un pianista molto bravo, mi sta dicendo: allora ci sentiamo più tardi. Sì, non ti preoccupare, perché lo diciamo a tutti gli amici all'ascolto, noi parliamo di turismo ma ci piace anche portare della buona musica all'interno, giusto? Certo, assolutamente. E allora a proposito di buona musica, facciamo la nostra prima pausa musicale con La Dolce Vita e ci sentiamo dopo per dare i consigli, no? Terminare di dare i consigli per evitare queste fregature online. A tra poco, Lorenzo, intanto noi ci sentiamo La Dolce Vita. Ciao. Que penso nele, o doce perfume da sua pele é uma força imensa que pinta meu céu de mil cores. Nela sigo as palavras, até mesmo escritas para conversar. Meus maiores medos, eu quero te dizer: este grande amor. Quando penso só em você. Diga porque quando sinto por você. Diga porque quando vivo em você. Grande amor. Diga-me que você não vai me deixar. Você não vai se embora. Vou te dizer: você é meu único grande amor. Oh,
sin pensar en nada. Y que tengo tanto, tanto para cuidar. Por favor, no demora. Si amor, él me guía. Y siempre será. Diga porque cuando penso, penso soy você. Porque quando sinto, sinto por você. Diga porque quando vivo, vivo em você. Grande amor. Diga-me que você não vai me deixar. Diga-me que você será. Diga que não, você não vai demorar. Vou te dizer, você é meu único grande amor. Scopri la città eterna come non l'hai mai vista. Con l'agenzia Viaggio e Vedo, il tuo soggiorno nella capitale parte da 25 euro per persona a notte. Ed inoltre scopri tutto il fascino di un'esperienza in puro stile dolce vita. Il lusso con noi è incluso. Per informazioni contatta Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 4103 636. www.viaggioevedo.com. Turista fai da te? Sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it. Il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta. Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi@viaggioevedo.it. Radiovacanze.com. Prima e dopo il ponte. Gianluigi Leone. E bentornati, bentornati in diretta con me. Questa è la seconda parte del nostro programma. Io sono Gianluigi Leone in compagnia del mio amico Leonardo Malatesta, Leonardo Pavese, del blogger di Due Valigie e Mezza. Leonardo Malatesta, che saluto, è uno storico bravissimo, i suoi libri sono qualcosa di eccezionale. Avevo in testa di chiamarlo ed è venuto fuori appunto questa cosa. Beh, fa bene perché abbiamo salutato un carissimo amico. Allora, allora Leonardo, ecco, lo richiamiamo, continuiamo a fare la nostra chiacchierata a proposito appunto delle piccole truffe online, consigli da seguire e che cosa appunto fare nell'immediato, proprio perché è importante anche arrivare a capirlo prima di subito, insomma, ecco, questa è quello che ci tenevo. Allora, Lorenzo, scusa, Leonardo, l'ho ribattezzato, Lorenzo, cioè, stamane con i nomi qui comincia la vecchiaia, sono tanti blogger che intervengono, che veramente. Allora, intanto mandiamo i saluti alla Francesca Cicarelli, che è una funzionaria dell'Enit, che ci fa piacere salutare. Alfredo Guerra, che è un chimico bravissimo, l'avremo anche qui in trasmissione per parlare della plastica, no? Come usarla quando andare in giro, è molto bravo, lui spiega molto bene. Poi i nostri fan Maurizio da Civitanove Marche, Francesco da Urbino, Giorgio e Vittoria da San Donà di Piave e appunto Fernando Malpici. Ecco, queste sono le persone che volevo salutare, dedicare appunto a loro una piccola parte della trasmissione con questo bellissimo brano. Allora,
Abbiamo ancora 5 minuti per parlare appunto di consigli, no? Che sono importanti. Farsi, ecco, il concetto è proprio questo: farsi ascoltare. Quanto è difficile, secondo te, farsi ascoltare proprio su queste cose? Ti dico la verità. Molte persone ormai sono convinte che andare in vacanza sia semplicemente un click su un sito web e prenotare e tutte le responsabilità poi dopo vengano demandate, e invece poi dopo si trovano in un problema e non sanno come risolverlo. Mi è successo di sentire mille volte storie del genere, quindi il mio consiglio è sempre di affidarsi a persone di fiducia. Guarda, noi possiamo portare questo argomento, che è molto carino da parte tua. Noi abbiamo fatto un pacchetto qualche tempo fa per un regalo di Capodanno a una famiglia, gliel'ha fatta la sorella per mandare in vacanza il cognato e la sorella appunto a Londra. Cosa è successo? Che a me mi ha detto: guarda, non ti preoccupare, fammi solo il volo e l'assicurazione, perché il resto ci pensano loro. Ci pensano loro. Loro devono partire il 1° di gennaio, sono venuti qua al 30 perché gli mancava il trasferimento per l'aeroporto e il trasferimento da Londra per andare in albergo. Ecco. Io con tutto il cuore ho risolto questa problematica, per carità, perché comunque è rimasto stupito lui qui davanti a me, che vedeva che io parlavo con il mio corrispondente a Londra per trovargli la macchina. Dire una cosa che i transfer a Londra sono economici è una grossa balla. È vero. Perché una macchina che ti viene a prendere, che perlomeno sai che ti aspetta, sono almeno tra le 110 e le 120 pound a macchina, a corsa. Fate i conti, sono almeno 130 euro al cambio. Corretto? Sì, sì, confermo alla grande che, prima perché Londra è una destinazione non economica, quindi purtroppo bisogna essere disposti appunto a valutare anche certi tipi di spese. Certo, perché però devi anche mettere in conto che se tu prendi il treno fino a Victoria Station, poi devi prendere la metro e cose, non dico che arrivi a 120 pound in due, ma a 90 ci arrivi. Sì, certo, poi con tutto il tempo e i bagagli che ti porti dietro, e quello che perdi per trovare l'albergo? No, infatti il tempo ha un costo. Io dico sempre che il tempo è una variabile che non è monetizzabile, ma in realtà ha un costo. E come no? Ha voglia. Ma anche tutto il tempo che tu stai, magari dedichi un paio d'ore più di qualche volta, che ti metti lì a cercare, pure quello ha un costo, ha un valore, no? Certo, certo, no, chiaro, assolutamente sì. Infatti io lo dico, cioè è una tesi che sostengo da molto tempo, e appunto bisogna essere appunto affidarsi e avere fiducia con quelle persone con le quali uno si interfaccia abitualmente, insomma. Ma tanto, quindi, io lo dico sempre anche a questa signora che è venuta, dico: guardate che a me, per fare il tuo lavoro, quello che tu mi chiedi, a me mi dai 20 euro come agenzia, perciò tu devi fare il conto se il tuo tempo vale più o meno dei 20 euro che tu dai a me. Esattamente. Niente. È la discriminante che uno deve pensare quando fa certi tipi di operazioni. Detto questo, intanto va bene, poi uno con 20 euro si prende anche la responsabilità di tutti i biglietti, perché se sbaglia ripaga tutto. Chiaro. Ecco. Detto questo, allora andiamo per ordine, prima di lasciarci, perché abbiamo appunto questi pochi minuti. La prima cosa che si deve fare quando si individua una struttura è intanto vedere le condizioni subito, immediatamente, ovvero se è una tariffa dedicata con uno stop che prevede il saldo immediato, giusto? È tariffa più bassa ma saldo immediato subito, su carta. E l'altra tariffa è quella che tu invece prevedi il prepagamento in albergo l'inserimento della carta di credito e il pagamento al tuo arrivo, ovviamente ha un altro tipo di tariffa. E poi c'è ancora delle promozioni che poi uno che può trovare, ma io dico sempre: quando si individua l'albergo, la prima cosa da fare è cercare la struttura su Google, su qualsiasi motore di ricerca uno è abituato, su Bing, su chi vuole, e trovare una scheda di Google My Business. È essenziale, secondo me. Sì, per completare il cerchio e avere la verifica che il tuo pensiero appunto sia corretto, insomma, ecco.
Ovviamente, tu hai qualcos'altro da aggiungere secondo te? Ma senti, in grandi linee hai detto tutto, cioè un po' per sommi capi ci siamo, faccio esattamente le stesse cose, magari aggiungo magari se proprio magari quando vado in realtà un po' più complicate aggiungo anche magari altre un'email di conferma, no? Una risposta per vedere se rispondono, se esistono. Esatto, oppure magari anche il telefono, cioè magari vai a vedere delle discriminanti ancora di più approfondite, proprio da dire. Certo, se... perché in realtà basterebbe prendere il numero di telefono, metterlo in rete e vedere quel telefono a chi corrisponde. Bravo. No, infatti, te l'ho detto, qualche modo per scoprire se queste cose esistono o meno ci sono. Insomma, e poi essere... c'è la panacea di tutti i mali, quella che la risolve, andare sul sito www.viaggio.it, il sito dell'agenzia Viaggio e Vedo, aperto al pubblico, e fanno quello che vogliono alla stessa maniera degli altri più blasonati, ma stanno dentro il sito dell'agenzia con un numero di telefono dedicato e una persona che risponde. Ah, ecco, questo è ancora meglio. Molto molto semplice, no? Dentro trovano veramente di tutto, dalle crociere ai last minute, tutto quello che vogliono, ed è sotto la responsabilità dell'agenzia, appunto, Viaggio e Vedo, che è titolare del sito viaggio.it, e loro possono fare le riservazioni, le prenotazioni e pagarla direttamente online. Ma una cosa ancora importante: prima di fare qualsiasi operazione di pagamento, quello che noi diciamo, possono salvare il preventivo e inviarlo, io lo vedo e posso controllare eventualmente se c'è qualche errore oppure dargli l'ok a procedere. Ah, ecco, quindi eventualmente anche correggere eventualmente qualche... segnalare eventualmente qualche... l'errore. Se tutto va bene, dico al cliente: guarda, è tutto a posto, puoi confermartela così, punto. Quindi meglio di così. Meglio di così non potevamo fare. Allora, quale meglio di, nel salutare, dedicare un bellissimo brano anche al mio carissimo amico Alessio, Alessio Beltrami, che insegna appunto comunicazione, dire le cose molto chiare. Allora, Alessio, i saluti da me e dal mio amico Leonardo Pavese, e con un brano bellissimo di Anna Magyar, Listen, proprio come ascolto. Che dici? Penso che sia un ottimo brano per salutarci. Un ottimo, dai, brano per salutarci. Ciao Leonardo, alla prossima. Ciao. Ciao bello. Ciao. Where there is a sad world, I fight with love you now for my dreams. Remember the past word, from the past my soul escaped. Where there is a sad world, you're looking the pain and everyone. Where there is a sad world, we'll listen. Listen, another day in front of you. Forget the pain.
Luigi Leoni. Ed eccoci tornati in trasmissione qui a Vacanza alla Radio con Gianluigi Leoni, la terza parte dove normalmente ospitiamo un artista bravissimo come sempre, un artista della squadra di Luigi Mosello, la Music University, che ci propone sempre tante tante novità. E stasera stiamo chiamando, la regia sta chiamando Massimo Bussoli. Massimo, buonasera, benvenuto su Radio Vacanze, come stai? Massimo? Buonasera, buonasera Gianluigi. Eccolo, buonasera. Un accento umbro, nulla da dire, Grazie. Bello, bello, bello. Lo sai che il primo spot di